Festa per la nuova chiesa della Resurrezione al Varignano, presenti il vescovo Giulietti e il sindaco di Viareggio del Ghingaro. Al via l'Andreuccetti bis, con il primo consiglio comunale è iniziato il secondo mandato del sindaco di Borgo a Mozzano. Scuole, ecco i lavori estivi, il programma degli interventi del comune di Lucca negli edifici scolastici, si parte da Ponte Amoriano. Simon Le Bon sulle strade della Garfagnana, il leader dei Duran Duran, ha partecipato alla gara per auto storiche Modena 100 ore. Lo sport, coach Iurlaro si presenta, incontro con la stampa per il nuovo allenatore del basket Lemura, che è stato anche allenatore della nazionale Under 18. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In primo piano la inaugurazione della nuova chiesa della Resurrezione al Varignano nel comune di Viareggio, presenti tra gli altri l'arcivescovo Giulietti e il sindaco di Viareggio del Ghingaro. È stata una vera e propria festa quella di oggi per il quartiere Varignano, che ha inaugurato la nuova chiesa della Resurrezione alla presenza del vescovo Paolo Giulietti. Il nuovo complesso è sorto sulle ceneri del vecchio e questo ha orientato le scelte per la costruzione, che si caratterizza per una nobile semplicità, con la forma della pianta centrale che ricalca l'antica chiesa. Accolto dal sindaco di Viareggio Giorgio del Ghingaro e dal parroco Don Marcello Brunini, il vescovo ha benedetto la rinnovata veste della chiesa parrocchiale, nuovo punto di riferimento per una comunità che continua a sperare. Un avvenimento importante quello di oggi in un quartiere che tanto ha sofferto in passato, che oggi vuol rinascere con questa inaugurazione della nuova chiesa. Ecco, mi sembra interessante guardare questa chiesa tenendo presente come è nata. Innanzitutto è nata con un passato. Qui c'era una vecchia chiesa, è stata demolita, ma parte degli elementi di questa chiesa sono stati conservati nel nuovo edificio. Quindi la continuità con la storia, anche l'assumere le sofferenze, ma anche il cammino di un quartiere per non buttare via quello che è stato, ma invece considerare un elemento di continuità. Poi una chiesa guarda il futuro, una chiesa dal punto di vista della tecnologia molto avanzata per quello che riguarda i sistemi dell'ambiente, la produzione di energia, una chiesa sostenibile, quindi una chiesa che guarda il futuro, all'ambiente, al rispetto del creato, secondo la Laudato Si di Papa Francesco. E poi una chiesa che è nata dal popolo, perché nel processo di progettazione la CEI ha chiesto una partecipazione popolare, quindi la chiesa è nata chiedendo alla gente cosa desiderava per quello che riguarda le funzioni, anche la tipologia di ambienti del luogo di culto, ma anche di tutto quello che attorno c'è, le aule di catechismo, il centro della Caritas, la residenza dei sacerdoti, i luoghi degli incontri, cioè è nata davvero dalla gente. Allora penso che sia un segno importante per questo quartiere, innanzitutto di stima per il percorso che c'è stato e poi di rilancio verso il futuro, di una presenza di chiesa che possa continuare e proseguire e anzi ampliare la propria offerta di servizi, di evangelizzazione, di prossimità alla gente di questo territorio. E adesso ci spostiamo in Valle del Serchio per un'operazione dei carabinieri che ha portato all'arresto di una persona accusata di spaccio di stupefacenti al recupero di quasi 5 kg di hashish. Una complessa indagine condotta dai carabinieri della compagnia di Castelnuovo Garfagnana ha portato all'arresto di un cittadino marocchino 38enne residente a Ponte Amoriano. L'uomo, un ambulante pregiudicato in regime di arresti domiciliari, è accusato di spaccio di stupefacenti. L'indagine ha riguardato una grossa attività di spaccio che interessava la Media Valle e la periferia di Lucca. Il blitz è scattato all'alba di venerdì con la partecipazione dei carabinieri di Castelnuovo, Lucca, Borgamozzano, Ponte Amoriano, Firenze e Pisa e della compagnia intervento operativo del 6° Battaglione Mobile. I militari hanno rinvenuto nell'abitazione dell'uomo e all'interno di due autoveicoli quasi 5 kg di hashish suddivisi in 60 panetti, 52 grammi di cocaina, una bilancina elettronica di precisione e 5.200 euro in contanti. Il 38enne arrestato si trova adesso in carcere in attesa del processo fissato per il 24 giugno. L'attività antidroga dei carabinieri ha portato anche alla denuncia di un uomo di 42 anni di Sesto di Moriano e di due giovani di Borgo a Mozzano di 23 e 25 anni. E adesso andiamo a Borgo a Mozzano per la partenza del secondo mandato amministrativo del sindaco Patrizio Andreuccetti. Ieri sera c'è stato il primo consiglio comunale.
Con il primo consiglio comunale ha preso il via ufficialmente il secondo mandato amministrativo di Patrizio Andreuccetti, riconfermato sindaco di Borgo a Mozzano. Alla prima seduta in sala consiliare era presente un folto pubblico. Sì, un gran bell'inizio, tanta partecipazione al primo consiglio comunale, l'entusiasmo e la passione giusti per iniziare al meglio. Abbiamo nominato la nuova giunta con un nuovo ingresso e un consiglio comunale che vede due nuove persone in campo. Tanti i temi che abbiamo tracciato per disegnare quello che è il mandato per i prossimi 5 anni, dalla scuola all'ambiente, al lavoro, all'attenzione ai beni di interesse storico-artistico, alla cura del territorio. Saranno i fari per questa nuova amministrazione, questo nuovo percorso che inizia con i migliori auspici. In giunta ci sono 3 conferme e un nuovo ingresso. Roberta Motroni è stata confermata vice sindaco. Mantengono la carica di assessore anche Donatella Zanotti e Danilo Cristofani. Completa l'esecutivo comunale il nuovo entrato Alessandro Profetti. Armando Fancelli, che è stato il più votato della lista di Andreuccetti, è stato eletto capogruppo di maggioranza. La cronaca: incidente stradale sulla bretella Lucca Viareggio, non lontano dal casello Lucca Ovest. Un'auto che procedeva in direzione Lucca è finita contro il guard rail. È accaduto poco prima delle 14. A bordo dell'auto c'erano 4 donne torinesi dirette ad un addio al nubilato. La conducente ha riferito alla polizia stradale di essersi distratta parlando con le amiche, di aver perso così il controllo dell'auto. Alla fine 2 donne sono state soccorse in codice rosso, una per trauma cranico e l'altra con ferite lievi, ma era incinta, sembra all'ottavo mese. Le altre 2 sono state soccorse in codice giallo, una con sospetta frattura all'omero. Sono state portate tutte all'ospedale di Lucca, fortunatamente poi sembra non siano registrati gravi problemi per nessuna delle 4, nemmeno per quella in stato interessante. La conducente è stata sottoposta all'alcol test ed è risultata negativa, quindi si è trattato veramente di una distrazione. Passiamo adesso a parlare di scuole e ai lavori programmati dal Comune di Lucca. Sono partiti dalle scuole medie di Ponte Amoriano gli interventi estivi nelle scuole di competenza del Comune di Lucca. Alla Michelangelo Buonarroti i lavori hanno preso il via prima della fine dell'anno scolastico e riguardano il consolidamento delle travi per un importo di 100.000 euro. Ma è indubbio che l'edificio ha urgente bisogno di interventi anche all'esterno, visto che sta letteralmente perdendo i pezzi. Ma vediamo quali sono, oltre a questo, i lavori di edilizia scolastica previsti nei prossimi mesi a Lucca. Il Comune ha in programma lavori contro lo sfondellamento dei solai alla scuola dell'infanzia di Sorbano del Vescovo, la ristrutturazione dei bagni alle scuole primarie Donatelli di San Vito, il rifacimento dell'impianto di riscaldamento alla scuola primaria Collodi di San Concordio. Poi all'asilo nido Arcobaleno di San Marco saranno ripristinate le tubazioni di scarico della cucina. Alla media Custer De Nobili sarà invece installato un nuovo cancello carrabile e saranno rifatte le finestre. Alla primaria di San Pietro a Vico saranno sostituiti gli infissi, mentre alla scuola dell'infanzia di Fagnano saranno realizzati un nuovo impianto di smaltimento liquami e un nuovo pozzo. Infine, i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico interesseranno ben 19 scuole, tra infanzia, primarie e secondarie. Adesso ci spostiamo a Villa Basilica, dove i commercianti hanno preso in gestione la storica rocca che domina il paese per farne un vero e proprio luogo di visite turistiche. Da secoli la rocca veglia sul paese di Villa Basilica. Venne costruita tra il XII ed il XIII secolo e fu un importante avamposto militare dello Stato di Lucca, che allora dominava queste zone. La rocca era un'ottima postazione per controllare la strada che sale verso le Pizzorne e per tenere d'occhio l'ingresso alla Valleriana. Il panorama da qui è spettacolare. Dopo un lungo periodo di abbandono, la rocca era stata restaurata con lavori che si sono protratti tra il 2006 e il 2014. Ma in questi anni non è stata trovata la formula giusta per rilanciarla come luogo turistico comunque a servizio della comunità, tanto che sembrava destinata di nuovo all'oblio. E invece sono stati i componenti del centro commerciale naturale di Villa Basilica, guidati da Piero Scardiglia, a prendere in mano la situazione. Niente, parlando del mio negozio con un'altra persona, si vedeva che andava a malora, si è detto: perché non si prende, si pulisce, si fa funzionare? E ci si prova.
Ottenuta dal comune la gestione, i commercianti hanno formato il gruppo La Rocca, che ha rimesso a posto la struttura riaprendola ufficialmente alla fine di maggio. L'obiettivo è quello di far conoscere questo affascinante luogo, godibile soprattutto d'estate. Noi vogliamo portare delle gite guidate, vogliamo darla tipo in subaffitto per una sera, se uno ci vuole fare un evento, se ci vuole fare una manifestazione. Proviamo a portare un po' di movimento, perché veramente il paese sta morendo. Si spera che sia una risorsa valida. In programma ci sono ancora interventi per rendere maggiormente fruibile e accessibile la struttura, ma i commercianti, che chiedono l'appoggio dell'amministrazione comunale, pensano che La Rocca possa essere una carta da giocare per rivitalizzare il paese di Villa Basilica. Nel nuovo giardino della scuola elementare di Capannori è stato piantato l'albero amico dei bambini. Si tratta di una bella storia che merita di essere raccontata. Nel 2014 le maestre della scuola, per insegnare ai bambini a leggere e scrivere, li invitarono ad ideare delle storie che avessero come protagonista un grande pioppo piantato sul retro dell'istituto. 3 anni dopo però l'albero venne tagliato per ampliare la scuola, con grande dispiacere dei bambini ormai affezionati alla pianta. Così la maestra Ilaria Pera raccolse per ogni bimbo un mucchietto di terra con un semino. Lucrezia Felici della Quinta A lo portò a casa e lo mise in un vaso, e dopo 2 anni l'unico germoglio nato è diventato un alberello che i bambini delle classi Quinta A e B ora lasceranno in eredità ai bambini dei prossimi anni che entreranno a scuola. Adesso torniamo a Lucca per una sfilata a scopo benefico. Gli splendidi saloni dello storico Atelier Ricci in centro storico a Lucca hanno fatto da cornice ad una serata dedicata alla moda e alla beneficenza. Il titolo dell'evento era 100 abiti colori dell'India e la memoria del viaggio, e ha visto in passerella le realizzazioni della stilista lucchese di adozione Lisa Quaratesi Vincenzini, con la voce narrante di Sandra Tedeschi. La curatrice di moda da 10 anni segue l'attività dell'istituto indiano Mango Tree Go House, che si occupa dell'assistenza scolastica e sanitaria dei bambini di quella regione dell'India. Da qua l'idea di realizzare, in collaborazione con la neonata associazione culturale, questo evento per raccogliere fondi da destinare all'istituto. La Mango Tree Goa House è una casa d'accoglienza dove io sono, diciamo, una trustee da 10 anni, per cui questo è un evento che è venuto così, parlando insieme a una colazione tra amiche, di vestiti che io produco in India per aiutare i bambini. Beh, è stato un onore organizzare come primo evento per noi dell'Associazione Città Matita, di fare qualcosa comunque di benefico e di aiutare dei bambini. E dietro di noi nell'Associazione Città Matita ci sono stati un gruppo di ragazzi affiatatissimi. Abbiamo visto una solidarietà incredibile e è stato proprio bello organizzare questo evento qui con il cuore, perché è questo che poi alla fine è stato quello che ci ha guidato in questo percorso. Corso di un mese di preparazioni. Sì. Cofondatrice dell'associazione Città Matita, la responsabile dell'atelier Patrizia Ricci ha sottolineato l'impegno della casa di moda. Certo, quando si tratta poi di una sfilata l'atelier è sempre in prima linea, poi specialmente quando va per uno scopo benefico di questo valore ancora di più. La risposta di Lucca è stata al di sopra delle aspettative, già nella fase di ricerca di partner e sponsor e poi per l'evento centrale, che ha visto una larga partecipazione. Partecipazione attiva, dato che la vendita delle creazioni ha permesso di raggiungere l'incasso di oltre 3.600 euro, fondi inviati direttamente alla direttrice dell'istituto. È transitata sulle strade della Garfagnana la storica corsa per auto d'epoca Modena 100 ore, e tra i partecipanti a sorpresa è spuntato anche l'ex leader dei Duran Duran, Simon Le Bon. Si è conclusa in serata la 19ª edizione della Modena 100 ore, gara automobilistica riservata alle auto classiche sportive. La manifestazione ha preso il via da Rimini il 4 giugno e si è conclusa a Modena nel tardo pomeriggio di sabato.
La gara ha visto i partecipanti sfidarsi nei circuiti di Imola e del Mugello, ma anche sulle strade del Rally del Ciocco. Infatti il lungo corteo di vetture è arrivato nella nostra provincia venerdì, transitando nel suggestivo borgo di Monte Carlo e poi a Castelnuovo in direzione Careggine, per disputare una prova speciale con partenza dalla fortezza di Monte Alfonso. Le vetture hanno poi fatto tappa a Forte dei Marmi, per poi partire per l'ultima giornata di gara lungo la classica Pescaglia Fabbrica di Vallico, con passaggio a San Rocco in Turchia. Anche questa competizione ha messo in vetrina le bellezze del nostro territorio, grazie soprattutto al fatto che gli equipaggi partecipanti, in prevalenza provenienti dall'estero, erano composti da appassionati di vetture di alto livello, che vivono questi 5 giorni di gara anche come un modo per apprezzare le bellezze made in Italy. Tra i partecipanti anche una rockstar di primissimo livello degli anni 80-90, come Simon Le Bon, leader dei mitici Duran Duran, che sembra aver apprezzato molto il paesaggio e la natura, ma un po' meno i fondi stradali. Oh, this is beautiful. And we just seen a little bridge here and the village is beautiful and the roads are fantastic. They could do some work on the surface though. They're very bumpy. Okay, ciao. Ciao. We gotta go. Ciao. 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 Siamo arrivati alla rubrica settimanale dell'arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, che ci parla ovviamente della nuova chiesa del Varignano. Si consacra oggi la nuova chiesa del Varignano, una chiesa nuova, è sempre una gioia, è sempre un avvenimento importante per la Chiesa e per la città. Questo edificio ha qualcosa di particolare. Innanzitutto è nato da un processo di partecipazione, cioè nel bando di gara è stato inserito anche quello che era il desiderio della popolazione circa il complesso e le sue caratteristiche. Ha poi conservato alcuni elementi della vecchia chiesa, che aveva una storia qui nel quartiere, nata dalla gente in un periodo importante della storia di questo territorio. E poi è una chiesa rispettosa dell'ambiente, è una chiesa che sarà a impatto zero per tutta una serie di accorgimenti di carattere tecnologico che la proiettano al futuro. Allora, questi tre elementi sono tre elementi importanti per la chiesa al di là dell'edificio: la partecipazione del popolo, la chiesa è il popolo di Dio che si attiva insieme, si rende protagonista insieme del proprio cammino. La Chiesa non butta via il passato, lo conserva perché è prezioso, perché è la memoria della fede, del cammino di un popolo. E poi la Chiesa guarda al futuro, si mette in linea con i tempi, cerca di declinare il Vangelo sempre rispondendo alle esigenze e alle sfide dei tempi. Quindi una bella metafora, questa Chiesa nuova, di quello che deve essere il cammino della Chiesa in mezzo alla gente in un territorio con protagonista il popolo di Dio. Buona domenica a tutti. Chiudiamo con un appuntamento per venerdì 14 giugno alle ore 21 nella chiesa di San Michele. La comunità parrocchiale del centro storico di Lucca promuove un incontro con lo scrittore Moni Ovadia sul tema dialogo sulla cultura dell'accoglienza, sulle orme di Papa Francesco per trovare un nuovo lessico di umanità. È tutto per questa prima parte del TG, ora la pubblicità e dopo lo sport.